Ok, allora oggi ci occupiamo di due cose. La prima è, vediamo la parte di JavaScript e jQuery, soprattutto jQuery, che è relativa alle operazioni che si fanno coi form, no? E poi invece cominceremo a parlare di AJAX, quindi programmazione asincrona, su siti web più complessi. Allora, partiamo dai form, che è la cosa più semplice, ma anche la più, come dire, obbligatoria in tutti i siti che sono nati negli ultimi 5 anni, probabilmente. Allora, in particolare, sulla documentazione di jQuery, tra gli eventi, cioè tutta la parte di documentazione che è relativa agli eventi, quindi tutte queste funzioni, sono poi suddivise in sottocategorie, di cui quella che ci interessa per il momento principalmente sono questi, form events, no? E cerchiamo di capire cosa succede quando l'utente interagisce con gli elementi di un form. Allora, noi possiamo aiutare l'utente a compilare un form essenzialmente andando a intercettare le azioni che lui via via compie, e a fronte delle azioni, quindi comincia a scrivere, si sposta da una casellina all'altra, seleziona una voce in una tendina, eccetera, e sulla base delle azioni che lui compie segnalargli magari eventuali errori di compilazione che lui ha compiuto. E questo, tutto sommato, è la parte più facile, perché significa solo mostrare o non mostrare alcuni messaggi, eventualmente cambiare lo stile. Non so, se alcuni siti magari si fanno vedere la casellina di testo col bordo rosso, se c'è un errore, oppure con lo sfondo colorato, insomma, giochini visuali di questo genere che sono tutto sommato semplici da ottenere. E poi c'è, quindi questi sono, se vogliamo, sono degli ausili visuali di documentazione alla compilazione del form. E quindi vediamo a che eventi agganciarci per farlo. E poi invece c'è, se vogliamo, l'unica azione veramente che ha un impatto funzionale sul funzionamento del sito, è il fatto di riuscire a permettere o non permettere l'invio del form a seconda che contenga degli errori oppure no. Quindi la logica cercherà di non essere più del tipo invio il form e poi se il server lo elabora, se ci sono degli errori mi rigenera il form. In questo caso devo verificare gli errori prima dell'invio, e nel caso in cui ci siano degli errori che sono, diciamo così, verificabili prima dell'invio stesso, impedisco che il form stesso venga inviato. Allora, la prima cosa è più semplice, nel senso che noi abbiamo, questi sono gli eventi principali che hanno a che vedere con i form, quindi come vedete non sono 100. Poi in realtà sono interessanti anche gli eventi che hanno a che vedere con la tastiera, con il mouse, eventualmente, quindi quando io scrivo dentro la casella. Ma col form nel suo complesso abbiamo l'evento più importante che è change. L'evento change viene scatenato quando l'utente ha modificato uno dei controlli del form. Questa modifica però viene presa nel momento in cui, diciamo, è definitiva. Cioè, se io sto scrivendo nella casella di testo, mentre scrivo, lui non genera l'evento change. Quando poi esco dalla casella di testo, o cliccando altrove o col tasto di tabulazione, allora in quel momento, diciamo così, l'utente è uscito da quella casella di testo. Se il valore che ha lasciato l'utente nella casella di testo è diverso da quello che aveva trovato entrandoci, allora viene generato l'evento change. Idem per un menu a discesa. Clicco sul menu, si apre, io posso scorrermelo avanti e indietro. Quando clicco su una voce, questa qui chiaramente modifica il valore. Se io, quindi mi dà la possibilità di validare, che ne so, il nome, la password, la lunghezza minima, dopo che l'ho scritta. Dopo che l'ho scritta sono passato al campo successivo, allora posso verificare il campo precedente. Se volessi andare a fare dei controlli mentre sto scrivendo, quindi quando non sono uscito dalla casella di testo, non posso usare l'onChange, userò gli eventi di tastiera e in particolare il keyUp, che è l'evento che viene generato quando l'utente lascia andare il tasto dopo averlo premuto, quindi ha aggiunto un nuovo carattere, oppure tasto potrebbe anche essere tasto freccia, quindi ha spostato il cursore, eccetera. Quindi sullo stesso elemento di input decidiamo se ci serve andare a fare un controllo fine ogni volta che l'utente scrive una lettera, oppure se ci interessa fare solamente un controllo a fine campo, diciamo di quando l'utente ha finito di scrivere, allora prenderemo l'onChange.
Poi ci sono i due eventi focus e blur, che sono quelli in cui che vengono attivati rispettivamente quando l'utente entra, facciamo sempre esempio della casella di testo, il focus, quando invece esce il blur, allora subito dopo il blur ovviamente se il campo è stato modificato viene generato un change, altrimenti solamente il blur, e mi permette di intercettare il momento in cui l'utente entra e esce dai campi, non è particolarmente utile. Il select è un evento che viene generato solamente, no, dal menu a discesa, no, che è diverso da quello del change, ma in realtà se uno, a meno che uno non voglia fare cose particolari, gli va bene il change. Quindi questi sono essenzialmente il key up oppure il change, a seconda di cosa vogliamo fare, sono i due eventi a cui agganciarci. Una volta che ci siamo agganciati, ovviamente andremo a leggere i valori inseriti dall'utente col punto val, no? Con il metodo punto val di jQuery, andiamo a leggere il valore e faremo tutti i controlli che vogliamo fare. C'è poi il metodo submit. L'evento submit è l'evento che viene generato dal form nel momento in cui l'utente, diciamo così, cerca di inviare il form. E inviare il form può essere fatto o cliccando sul bottone di invio oppure battendo il tasto invio sull'ultimo campo. Fin qua nulla di particolare, nel senso che cosa dovrò fare? Ho un form con tanti campi, pensiamo alla registrazione, al caricamento di un dato, clicco submit. Allora a questo punto sul gestore dell'evento submit ci metterà una funzioncina che va a leggere tutti i campi, vedere che ci siano, che hanno una lunghezza minima, che non siano duplicati, eccetera, eccetera. No, i controlli che deve fare, se la data, se deve essere un numero, che sia un numero e non sia una stringa, eccetera. Dopodiché questo metodo qua potrebbe, no, quindi il gestore dell'evento potrebbe scrivere i messaggi d'errore nei punti giusti. Ma noi poi vorremmo anche essere in grado di impedire che il form venga inviato, perché a me non basta solo nel momento in cui l'utente scrive un form e si è dimenticato di scrivere la password e me l'ha lasciata bianca, quando l'utente scrive invio scriverli per un attimo, guarda che la password è obbligatoria, ma poi subito dopo il form va avanti. Io voglio impedire che il form venga inviato e quindi rendere praticamente inoperativo, non funzionante il tasto di invio. Non funzionante, in realtà lui funziona perché mi permette di attivare il gestore dell'evento. Allora, come si può fare questo? Ma si può fare pensando al modo con cui si propagano gli eventi, in generale in JavaScript, ma in generale in tutte le interfacce grafiche. Cioè, un evento si propaga, l'evento viene generato da qualcuno, viene comunicato, e dopodiché se c'è un gestore attaccato all'elemento che gestisce quell'evento, questo gestore viene chiamato e fa il suo lavoro. Dopodiché questo evento normalmente non muore, ma si propaga all'elemento che lo contiene. Se qui c'è un evento registrato, un gestore dell'evento, anche quest'altro verrà scatenato. E così via. Qui c'è, a volte si dice bubbling, no? Cioè una bolla che parte da sotto e sale via via verso la superficie, e a ogni livello che incontra, se c'è un gestore d'evento che deve gestirlo, lo esegue, fino a quando non arriva al livello più alto. E che cos'è il livello più alto? Il browser. Allora il browser della maggior parte degli eventi se ne frega, se io clicco su una lettera, boh, in realtà lo usa per spostare il cursore, per evidenziare il testo man mano, quindi funzioni native del browser. E il browser, quando riceve un evento submit, fa submit. Quando riceve un evento, un click su un link, cambia pagina. Allora, ciò che noi possiamo fare, no, per controllare se il submit funziona o no, se il form viene inviato oppure no, è quello di bloccare la propagazione di questo evento. Io quando gestisco un evento ho la possibilità, qualunque gestore in questa catena di gestori di eventi, ha sempre la possibilità di fermare la propagazione dell'evento stesso. E nel caso
Del JavaScript, sì, di JavaScript ci sono due modi di farlo. Uno è questo, return false. Le funzioni gestore d'evento, quindi tutti gli event handler, noi stiamo facendo questo discorso per submit perché è quello normale, quello di cui c'è più bisogno, possono ritornare un valore booleano, che nel caso sia vero dice ok, propaga pure l'evento, fallo continuare, io ho aggiunto il mio 1% di elaborazione, il mio valore aggiunto, ma poi lasciamo che gli altri facciano il loro lavoro, oppure ritorna falso, vuol dire non propagarlo ulteriormente. Questo valore di ritorno deve essere il valore di ritorno chiaramente del gestore dell'evento. Se non ritorno nulla, o ritorno vero, o ritorno qualunque cosa che non sia falso, l'evento viene propagato. Quindi io posso decidere nel mio gestore dell'evento, con quel return lì, se l'evento deve essere ucciso lì oppure lo lascio propagare. Oppure se vogliamo c'è anche un'altra funzione JavaScript, jQuery che si chiama prevent default sull'oggetto evento che fa la stessa cosa. Quindi qui ci dice che possiamo annullare l'azione di submit chiamando l'azione prevent default sull'oggetto evento, e tra un secondo vi dico cos'è, oppure ritornando il valore falso dal gestore. Ci sono due modi equivalenti. Questo prevent default è un metodo che va chiamato sull'oggetto evento. In realtà l'oggetto evento non c'è qua, in questo esempio di codice non compare, però se noi andiamo a vedere, ad esempio, ma questo stiamo facendo il discorso per submit, ma vale per tutti, ok? Noi normalmente avevamo un metodo submit in cui registravamo una funzione handler, una funzione gestore. Questa funzione gestore, tante volte la dichiaravamo così, funzione che non riceve nessun parametro. Nella realtà, se andiamo a vedere, la funzione gestore può essere una funzione che riceve un parametro. E questo parametro è un oggetto di tipo evento. E l'oggetto di tipo evento è l'oggetto su cui eventualmente chiamare questa funzione prevent default. L'oggetto di tipo evento spesso non ci interessa, perché se è un submit, è un submit. Se è un non change, è un change. L'oggetto evento mi serve invece, ad esempio, per un mouse move oppure per un click. Perché l'evento, ad esempio, in quel caso si porta dentro le coordinate del punto su cui ho fatto il click, in pixel dal bordo della pagina. Oppure il mouse move si porta dentro l'entità dello spostamento di quanti pixel si è spostato a sinistra o a destra, in alto, in basso, il mouse, associato, no, che lo spostamento, qual è stata l'entità dello spostamento che ha causato la generazione di quell'evento. Allora, in quel caso, la funzione gestore è chiaro che serve saperlo. Se sto intercettando il mouse move per fare il drag and drop di qualche cosa, devo sapere se il mouse si sposta di 10, allora quel quadratino o l'immagine la dovrò spostare di 10. E quindi questo si ottiene semplicemente definendo non una function vuota, ma una function che tra parentesi ha un nome di una variabile che verrà inizializzata con l'evento. Se vi interessa sapere di più su come è fatto l'evento, l'oggetto evento, qua dentro events c'è l'event object, no? Che ti dice com'è fatto. E queste sono le proprietà, ad esempio, dell'oggetto, no? Per cui ti dice il tasto premuto, se hai premuto qualcosa con lo shift, col control, lo spostamento rispetto al bordo della pagina. E poi vabbè, ci sono delle funzioni, tra cui il prevent default che dice ok, questo evento qua, uccidilo, distruggilo, quindi non farlo più propagare. Così sono i metodi per interrogare, sapere se lui si propagherà oppure no. Però appunto sono cose, tra virgolette, un po' avanzate, nel senso che non servono spesso. E quindi si preferisce usare la soluzione più semplice che è quella di fare un return false. Il return false rende inoperativo di fatto il bottone di invio. Lo possiamo fare su tutto, in teoria potremmo anche farlo su un link. Non è un link, metto sul long click, quindi quando l'utente clicca su quel link io poi decido se
il browser deve andare alla pagina nuova oppure no, sempre con lo stesso meccanismo. So che quell'evento, ho cliccato su un link, appena ricevuto dal browser cambierebbe il cambio pagina, io lo uccido l'evento, quindi il browser non lo vede mai e quindi quel link non viene mai seguito, oppure quel form non viene mai inviato. Allora, come possiamo mettere in pratica queste cose? Allora, proviamo a metterlo magari in pratica sul sito Quax, così, perché fare esercizietti su mini pagine, lo facciamo direttamente qui, non sono sicuro di aver avviato MySQL, ma ce ne accorgiamo subito subito. Non direi che c'è, perché sennò si sarebbe arrabbiato molto di più. Devo solo controllare per sicurezza. Sì. Perfetto. Allora, qui questo sito per ora, qui non stampa nulla perché non avevo riempito il database con dei dati, però possiamo pensare, no, alla pagina di login. No, aggiungiamo delle funzioni di validazione su questa pagina. Allora, noi già sappiamo che c'è una validazione, no? Qualora l'utente inserisse la password sbagliata oppure non inserisse per nulla. Questa validazione viene fatta al lato server, no? Quindi dopo l'invio della pagina al server. Invece noi la vogliamo fare lato client, prima. E quindi aggiungiamo un pochino di jQuery, un gestore d'evento, a questa pagina qua. Questa pagina qui era la pagina, se non sbaglio, la view login. Andiamo a ripercorrere di nuovo i passi che fa il codice. Apriti, Quindi la login è quella che riceve i dati, li valida, no? Li valida, in questo caso li valida direttamente sul database, e if login result uguale true, quindi l'utente si è collegato, può andare avanti, altrimenti torna alla view login mostrando gli errori. Quindi la view login è quella che viene richiamata nel caso di errori, oppure che viene chiamata all'inizio la prima volta, se l'utente clicca sul login. Cioè, torniamo qua, vedete che se io clicco qua su questo login viene richiamata direttamente la pagina di login, direttamente la vista. No, in questo caso bypasso il controller perché in realtà non ci sono dati da visualizzare, la vista cerca di comportarsi bene, se vede che i bin non sono inizializzati non stampa nulla. Allora, di fatto il nostro lavoro sarà dentro la view login. La view login la potenziamo con jQuery. Allora, passo 0, visto che qua non l'avevamo ancora fatto su questo progetto, è aggiungere una cartella che chiamo JS per brevità, nella quale vado a copiare il sorgente di jQuery. Magari lo prendo dall'esempio della volta scorsa, copia, incolla, ovviamente ci deve essere, poi dovrà essere incluso dalla pagina. E poi creerò un altro JavaScript che chiamerò doLogin, viewLogin, fatemelo chiamare JSLogin. Quindi ci ricordiamo che è il JavaScript che deve girare, che verrà richiamato dalla pagina, dalla viewLogin. Per il momento lavoriamo in modo semplice facendo un JavaScript adatto solo alla singola pagina. Poi probabilmente, costruendo il sito, andando avanti, ci saranno delle funzioni che saranno utili in più pagine, allora le metteremo in un posto comune. Includeremo. Quindi di fatto cosa succede? Che la nostra view login dovrà includere questi due file e poi dovremo lavorare all'interno del login.js cercando di modificare il meno possibile la view login. Se è già stata fatta bene dovrà essere modificata molto poco, altrimenti dovremo lavorare un pochino di più.
bene nel senso di aver previsto i marcatori, le classi, gli ID a cui potersi poi agganciare. Allora, più login, nell'add la nostra prassi è quella di aggiungere il richiamo agli script, type. Type è una rottura di scatole perché è obbligatorio, anche se in realtà deve essere sempre così, quindi però dobbiamo aggiungere, source uguale, JS, jQuery, barra script, e poi script, questo ce l'abbiamo uguale in tutte le pagine, script type uguale text JavaScript, source uguale JS barra JS login barra script. Quindi questo è il minimo che dobbiamo fare nella pagina view login. Poi questo JS login lavorerà come abbiamo imparato a fare la volta scorsa, quindi si aggancia al document ready, e una volta che è agganciato il document ready si definirà i suoi gestori d'evento. Poi come è fatto? Vabbè, c'è questa parte che genera i messaggi d'errore che ci interessano relativamente poco, perché su quelli non dobbiamo intervenire, anzi il nostro obiettivo sarà proprio quello di impedire che vengano visualizzati. Ma non vado a buttarlo via, questo. Noi stiamo facendo una gestione degli errori lato client, ma questa non potrà mai sostituire la gestione degli errori lato server. Non posso mai dire, sono sicuro che lo username è presente, non è mai vuoto, perché se no il JavaScript mi avrebbe bloccato. Perché uno, di nuovo, non possiamo fare ipotesi sui dati che arrivano dall'utente, perché l'utente potrebbe aver benissimo disabilitato JavaScript, o potrebbe aver benissimo chiamato questo form da un'altra pagina che non sia quella su cui gira il nostro JavaScript. Quindi il server non deve comunque fidarsi, deve comunque fare le verifiche. Ciò che stiamo facendo non aumenta neanche di un millesimo la sicurezza del sistema, aumenta solo l'usabilità del sistema, in questo caso. Ok, quindi però ignoriamo i messaggi che arrivano dal server, noi ne aggiungeremo altri, magari più contestuali, messi nel punto vicino. Abbiamo il form, name uguale login form, c'è la label, che tra l'altro ne approfitto per correggere l'errore di HTML che c'era in questo sorgente, perché se non includo anche la casella di input dentro il campo label, la label non sa a quale casella di input è riferita, ma questo è un dettaglio. Quindi io vorrò agganciare un gestore di evento all'onChange di user ID e password, perché se per caso l'utente cambia, passa dentro o anche solo esce da questo campo, voglio controllare che non sia vuoto, facciamo controllo minimo, il campo non deve essere vuoto. E poi all'evento di submit di questo form voglio controllare che tutto sia a posto e eventualmente no, permettere o non permettere l'invio del form. E poi avrò bisogno da qualche parte di spazi in cui poter inserire i miei messaggi d'errore. Adesso per come è fatta questa pagina, dove li posso mettere? Se andassi a capo li potrei mettere a fianco, se no li posso mettere sotto, supponiamo di metterli sotto, e quindi sotto il login a capo rispetto a questo, perché tutto questo lo possiamo includere in un paragrafo, tanto per capirci, e qua avrò un altro paragrafo che chiamo ID uguale errori login form, che nasce vuoto. Inizialmente è vuoto, quindi non c'è mai vuoto, posso controllare che ci fosse. Eccolo qua. È vuoto, quindi il CSS non gli fanno occupare spazio. Quindi finora abbiamo modificato in modo minimale l'HTML e soprattutto siamo
abbiamo ripassato agli attributi name degli elementi che ci possono interessare. Adesso torniamo al JavaScript. Al JavaScript, abbiamo imparato che le uniche cose che possiamo fare è predisporre una funzione che venga eseguita quando il documento è stato caricato. Quindi sempre direi jQuery comincia così: document ready, function, fai qualcosa. Ops. C'è una stonda di troppo. E tutto il nostro lavoro sarà dentro queste chiuse graffe. Quindi registrazione degli event handler, al caricamento della pagina. Ok? Allora, cosa devo registrare? Devo registrare un gestore d'evento sulle due caselle di input che verifichi che ci sia, che l'utente abbia scritto qualche cosa. Allora, la casella di input come la trovo in jQuery? La trovo, devo trovare un selettore CSS, qui non gli abbiamo dato un ID, potremmo aggiungere un ID e semplificarci la vita, ma non ha un ID, possiamo usare l'attributo name. Per selezionare un elemento con l'attributo name non c'è una sintassi particolare in CSS, si usa la sintassi generale, parentesi quadra, attributo uguale valore. Quindi, il modo per trovare quella casella di input è input name uguale, me lo sono già dimenticato, userID. Aspetta che ho fatto, fatemi cambiare il tipo di apice. Così. Devo solo usare due apici diversi per non mettere backslash, poiché sia l'HTML o anche il CSS, sia il JavaScript permettono di rappresentare le stringhe sia con i doppi apici che con i singoli, me le gioco in modo da non dover fare i backslash. Ma. Dopodiché su questo devo registrare un gestore all'evento change come minimo. E la stessa cosa dovrò fare, la stessa cosa dovrò fare all'elemento con name uguale, con name uguale password. Ok? Allora, io a questo punto, qui dentro, tra queste parentesi, ci devo mettere il gestore dell'evento, che può essere o il nome di una funzione esterna da richiamare, oppure direttamente una funzione inline. A occhio e croce, però, mi sembra che il lavoro che devono fare queste due funzioni, questi due gestori, sia esattamente lo stesso, in questo caso specifico. Quindi magari mi faccio una funzione esterna, così evito di ricopiare due volte la stessa cosa. Quindi indico una funzione che è, chiamiamo valida, testo. Che viene richiamata all'evento change. Ok, quindi questa funzione viene richiamata, diciamo il gestore dell'evento change delle due caselle di testo, due o più.
Cosa deve fare questa funzione? Questa funzione deve andare a leggere il valore corrente della casella di testo nel caso in cui sia vuota, non contenga nulla, deve stampare un messaggio d'errore. Allora, però deve sapere qual è la casella di testo su cui è stata richiamata. Allora, questa è una piccola complicazione in più che risolviamo una volta per tutte, quindi questo esempio qua mi serve anche da pretesto. Quanto vale this in questa, la variabile this in questa funzione? Mettiamo un alert tanto per bloccare l'esecuzione. Perché noi avevamo detto il gestore dell'evento in realtà è un metodo dell'oggetto. Quindi se la funzione viene richiamata in questo modo, dovrebbe ricevere come this il puntatore all'oggetto DOM che corrisponde alla casella di testo. Adesso vediamo se è vero, e costruiamo il resto. Ricarichiamo la pagina, lanciamo questo e lo mettiamo in breakpoint. Questo dato qua ferma l'esecuzione non appena viene eseguita una riga di JavaScript. Allora, se io scrivo qualche cosa non succede nulla, ovviamente perché l'event on change non è ancora scattato. Quando mi sposto sul campo successivo dovrebbe generarsi il change dell'evento precedente. E infatti mi dice, in questo caso la pagina HTML è bloccata dall'alert di this, ovviamente this non mi può stampare nulla perché è un riferimento a un oggetto, non ho stato un campo, ma mi dice che è un oggetto di tipo HTML input element. Quindi il gestore dell'evento sa qual è, magari ho la stessa funzione che gestisce gli eventi di 400 caselle di testo diverse, ma nel momento in cui viene chiamata sa chi l'ha chiamato, no? Attraverso il this. Lo vediamo anche. Lo possiamo anche vedere qui, mettendo un breakpoint a questo punto, e vedendo, adesso devo ricaricarlo perché questo this qua, lo vedete, mi dice che è la casella di input e mi fa vedere le proprietà del DOM di quella casella di input. Quindi ci siamo. Allora vado a prendere il valore di quella casella di input. Quindi this in questo momento, scriviamocelo come commento, rappresenta il nodo DOM della casella di input. E quindi subito dopo mi converrà passare a $this, che è un po' il ragionamento che abbiamo già accennato la volta scorsa, che è il nodo, l'oggetto jQuery relativo a tale casella. Quindi, di fatto, il contenuto è $this, punto val. Se questo contenuto è la stringa vuota, punto length è 0 o minore di 3, adesso dipende che criterio di validazione vogliamo mettere, allora devo stampare un messaggio di errore da qualche parte. Ad esempio, all'interno di questo paragrafo errori login form di cui avevamo detto prima. Quindi direi che il paragrafo, il P con ID errori login form, ne modifico il testo e ci aggiungo un messaggio d'errore. Il campo non può essere vuoto. Il campo quale?
Il campo dovrei, come faccio a sapere qual è il campo? Devo scrivere, dovrei scrivere il campo utente oppure il campo password qui. Beh, quello che posso fare è scrivere in questa stringa il name. Della casella. E quindi in realtà posso aggiungere, qui ci concateno, più allora this.attr name. Quindi sempre dal disk, che è la casella di input, vado a prendere l'attributo name, che si chiamerà user ID oppure password, e così io qua scriverò il campo user ID non può essere vuoto, oppure il campo password non può essere vuoto. Sempre facendo riferimento all'oggetto che mi ha richiamato la casella di input. Quindi vediamo un po' di riprovarlo. Prendete. Ricarica la pagina. Ok, togliamo questo breakpoint che avevamo prima. E qui diciamo, cambia qualcosa, non succede nulla. Se io per caso provassi a rendere vuota una casella di testo e spostarmi, mi dice, dimenticato uno spazio, ma dice il campo user ID non può essere vuoto. E quindi me lo dice subito. Allora io lo vado a modificare e non succede nulla perché mi sono dimenticato di cancellare il messaggio d'errore nel momento in cui il problema non c'è più, allora devo farlo. Il contenuto.length uguale 0, altrimenti devo fare lo stesso giochino. Vuotando il testo. Adesso questo qui è un po' artigianale come soluzione. Campi di user ID non può essere vuoto, allora lo riempio e mi scompare l'errore. Campo password non può essere vuoto, quindi qui ogni volta che esco da un campo, se l'ho modificato, in realtà qui sono legato solamente all'onChange, per cui se una cosa che non stiamo gestendo è questa, se per caso, pardon, se per caso l'utente entra qui, non scrive nulla e passa al campo successivo, non viene stampato nessun messaggio d'errore, perché l'onChange non viene scatenato, perché l'utente è entrato e uscito da una casella di testo ma non l'ha modificata. E qui non mi piace. E allora, vabbè, se non mi piace, lo modifico, faccio in modo che di essere interessato anche quando l'utente non, di essere chiamato anche quando l'utente non ha modificato il campo. Come faccio? Con l'evento blur. Blur mi dice quando l'utente, quando una casella di testo perde il focus, quando l'utente esce. Allora la mia valida testo la faccio non sull'onChange ma sull'onBlur, quando l'utente esce. Quando l'utente esce, quindi in caso, tutte le volte che faccio un change prima c'è stato un blur, ma ci possono essere dei blur in cui esco dalla casella di testo senza aver fatto nulla e quindi non genero il change. Dipende di caso in caso chiaramente quale tipo di evento preferiamo intercettare. In questo caso se entro qui, non scrivo nulla, passo a quella successiva, mi scrive comunque l'errore. Se esco da qua, mi scrive l'altro errore e così via. Okay. In questo caso, visto che qui abbiamo lo spazio solamente per un errore solo, per l'ultimo che abbiamo dato, potrebbe essere la soluzione migliore. Quindi, secondo dei casi, no. Fatemi solo aggiungere uno spazio qua, se non è brutto. Ok, tutto questo aggiunge contenuto alla pagina ma non modifica minimamente il suo comportamento, nel senso che anche se è tutto vuoto, qua, questo qua sotto si arrabbia, no, me lo dice, ma io faccio login e login parte. La richiesta di login parte comunque. Perché per impedire la richiesta di login dovrei invece
intercettare l'evento submit. E quindi registrare qui su nel document ready, stavamo registrando i vari gestori di eventi. L'evento submit lo registriamo dove? Lo registriamo su quale elemento DOM? Sul form. È il form nel suo complesso che fa il submit. Se io registrassi l'evento submit solamente sul bottone di input, lui mi intercetterebbe solamente i tentativi di submission che avvengono attraverso quel bottone lì e non attraverso l'invio, ad esempio, della tastiera. Quindi andiamo a prendere dal form, così, che è il livello successivo, il livello superiore. Quindi se c'è un tentativo di submission ottenuto in modi diversi, il form lo riceve. E quindi io lo elaboro a livello del form e poi decido se farlo propagare a livello del browser. Quindi form, parentesi quadra, name, sempre l'attributo, uguale, come si chiamava questo form? Login form. Punto submit. E anche qui dovremmo avere una funzione che gestisce controlla tutto e poi decide se andare avanti. Magari anche qua mettiamo una funzione esterna anziché metterla in line, solo che perché così almeno è tutto un pochino più ordinato. E quindi valida form. Quindi la funzione valida form e quindi controlla l'intero form al momento del submission. Valida form, prendo i vari valori, lo username e la password, se sono entrambi, se almeno uno dei due è nullo, mi arrabbio. Quindi sarà una cosa molto simile a quella di prima, non mi serve il this.val o altre cose, ma dirò semplicemente se vado diretto, input questa qui, punto val, punto length, uguale 0, oppure la stessa cosa con la password, poi qui chiaramente le regole di validazione possono essere anche più complicate, ma per ora ce la siamo fatta semplice, allora se una delle due è lunga 0, non fare submit. Allora anche qui aggiungerò un messaggio d'errore, quindi copio lo stesso modo per riempire un messaggio da sotto e dirò impossibile inviare il form campi mancanti. Poi in un sito fatto bene, anziché campi mancanti dovrei dire quali sono mancanti, uno, l'altro, tutti e due, ma qui basta andare poi a lavorare sul messaggio d'errore. E return false. Altrimenti, dunque, fatemelo indentare così che mi piace di più. Altrimenti, pulisco il messaggio d'errore perché va tutto bene. In realtà, pulire questo messaggio d'errore significa metterlo a posto un millisecondo prima che la pagina venga distrutta per la richiesta successiva. Ma finiamo le cose per bene. E basta. Se voglio proprio essere pignolo, faccio return true, più che altro per simmetria rispetto al caso precedente, ma non è necessario. E questo su submit, dicevamo. Come sempre, tutto ciò che io scrivo dentro questa funzione potrei benissimo scriverlo già in line direttamente qua sotto forma di funzione anonima. Sarebbe un pochino più contorto il codice, però.
Allora, questo dovrebbe, speriamo, funzionare anche lui. Ricarichiamo la pagina. Allora, facciamo qui il login. Pulita. Quindi io so che se mi sposto lui mi avvisa, me lo dice. Se provo a fare login adesso, mi dice impossibile inviare il form campi mancanti. Anche se ce ne fosse uno solo, impossibile inviare il form campi mancanti. Poi dobbiamo un po' giocare meglio sugli eventi, perché non so se l'avete notato, quando io vado qui e clicco sul login, per una frazione di tempo compare il messaggio del tipo la password deve essere obbligatoria, perché viene fatto prima l'on blur ovviamente, e poi l'on click sul login, e l'on click sul login causa l'on submit, quindi per un attimo. Però questi sono piccoli aggiustamenti che si possono fare. E però la cosa interessante è che questo login qua non fa nulla. Se andate a vedere, non c'è nessuna richiesta, il server non riceve nulla, quindi sto impedendo l'azione del login, non sto impedendo l'azione del click. Il click lo posso fare su quel bottone, solo che quel click lì non ha effetto. Se io invece mettessi una password qualunque facendo login, poi mi dice che la password è sbagliata, ma i dati verrebbero trasmessi al server e viene chiamata la do login che fa il suo lavoro. Quindi i meccanismi, al di là del trovare messaggi d'errore più precisi, più furbi, e fare delle validazioni che non siano solamente lunghezza diverso da zero, ma l'architettura è sempre la stessa. Se poi qualcuno, e quindi qua se vogliamo è il meccanismo di base, che si può complicare a piacere, se avete un form molto complicato, chiaramente i controlli saranno molti da fare. Se qualcuno vuole invece avere informazioni in più, poi anche pratiche operative, per fare qualcosa sia nella tesina, ma sia, diciamo così, per i vostri eventuali lavori futuri, esiste una cosa che è sempre legata a jQuery, che si chiama Validate, magari scritto giusto, che è un plugin di jQuery, ossia uno script che si carica dopo jQuery, quindi voi caricate la libreria jQuery e poi caricate quest'altra libreria qui, e fa già tutte da solo le funzioni di validazione. Adesso vediamo se troviamo solo dove è finita la documentazione? Documentazione. Quindi fa parte dei plugin. E dato un form, io devo semplicemente chiamare un metodo, usando questo plugin validate, che poi se avete voglia vi guardate con calma, dato il form io chiamo il metodo validate, uno solo. Il metodo validate da solo di fatto registra tutta una dozzina di gestori di eventi su tutte le azioni che fa l'utente e validano i vari campi. Quindi se io provo a fare submit, si accorge che questo campo obbligatorio, questo qua non lo sarebbe, mi mette il messaggio d'errore e mi impedisce di fare submit. Cioè fa tutto ciò che volevamo fare noi, ma fatto bene. Come? Lavorando, come faccio io a dirgli che in questo form questi due campi sono obbligatori e quell'altro no? E che questo qui, adesso ho scritto qualcosa ma non è un indirizzo di mail valido e quindi me lo dovrebbe controllare. Devo dargli questa informazione al plugin, il plugin non può saperlo. Gliele do con degli attributi apposta, fittizi, che vediamo sorgente, tanto per avere un'idea di come lavora questo. Dice, beh, la casella name è una casella obbligatoria. Allora input gli dà un id e va bene, gli dà il name che ci deve essere, size l'ampiezza, e poi class uguale required. Quindi da una classe che il plugin validate riconosce dicendo ok, tutte le caselle di input con classe required devo rendere obbligatorie, e nel caso in cui non ci siano devo impedire. Nel caso della casella di mail mi mette class uguale required email, e quindi gli do delle, attraverso delle classi fittizie, insomma, che il plugin riconosce, queste classi non hanno nessun altro effetto che non far capire al plugin validate che tipo di validazioni deve fare.
quest'altro class uguale URL, quindi non è required ma è di tipo URL, quindi lui controllerà che la scriviate con la sintassi dell'URL, se la scrivete ma può essere opzionale, e l'altro commento, class uguale required, nulla di particolare, una text area. E poi input class uguale submit per il bottone di invio, perché su questo vogliamo, no, che venga controllata l'eventuale invio. Quindi con queste classi aggiuntive e semplicemente una riga di JavaScript, che è questa, form.validate, ho delegato tutto il lavoro di validazione, di controllo del form al plugin validate jQuery. Quindi per fare le cose sul serio, senza impazzire a fare 200 gestori di eventi, che magari ci servono per cose specifiche, ma semplicemente per fare la validazione, è comodo farlo qua. Poi ovviamente ci sono nella documentazione da qualche parte, se non la trovo più, no, c'è l'elenco, no, di tutte, eccolo qua, di tutte le classi. È finito, scusate, non riesco a parlare, a leggere contemporaneamente. Custom selector, cities validator, per esempio, ecco, i metodi di validazione che corrisponde ai nomi delle classi sono required, oppure lunghezza minima, lunghezza massima, valore minimo, valore massimo, intervallo di valori leciti, è una URL, deve essere formattata come data, deve essere un numero, deve essere solo fatto di cifre, eccetera, eccetera. No? Quindi tutti questi metodi qua in realtà corrispondono a sono i metodi di validazione che corrispondono a una class che voi date a quell'elemento. Built-in, poi volendo, se uno vuole, se ne può aggiungere degli altri. Quindi, questo per dire che, come sempre, noi impariamo a fare magari il livello più semplice delle cose, ma avendo capito il meccanismo di funzionamento diventa poi facile anche utilizzare degli altri. Di fatto non è molto diverso da questo, la varia del testo potrebbe essere una cosa molto generale e noi la agganciamo a tutte le caselle di input anziché name uguale userd con class uguale required. Solo che il plugin lo fa per bene con tutti i crismi, noi l'abbiamo fatto solamente con un esercizio rapido. Quindi adesso in avanti sappiamo che ogni volta che abbiamo un form, di fatto per renderlo usabile all'utente dovremo sempre fare questi passaggi. Sempre o quasi sempre, direi sempre. È prassi comune non lasciare mai un form non protetto da un po' di JavaScript che lo controlli prima dell'invio. Che tipo di controlli posso fare? Ma sono controlli puramente formali. Io non potrò mai, per il momento, e qui sto introducendo l'argomento successivo, non potrò mai per il momento dire all'utente guarda che quello username lì non esiste. O la password è sbagliata addirittura, ma la password lasciamola perdere perché è meglio non farla girare. Ma quando io scrivo un username, adesso nel caso del login, per motivi di sicurezza è meglio non dire all'utente se il login name che ha scritto è giusto oppure sbagliato. È meglio dare meno informazioni possibile. Però immaginate di voler scrivere nelle piattaforme sociali un messaggio a un amico, quindi cominciate a scrivere il nome dell'amico e prima di inviare il messaggio gli dice guarda che in realtà questo nome è sbagliato, non esiste. Come fa a saperlo? Questo non lo sappiamo fare al momento, perché la mia pagina non ha accesso a informazioni che, il mio JavaScript non ha accesso a informazioni che non siano già nella pagina. Tutte le informazioni che posso avere, sulla base delle quali prendere delle decisioni, o sono nel DOM, cioè nell'HTML, o sono nel JavaScript da qualche parte. Ma una volta che il JavaScript e l'HTML sono partiti dal server, sono andati al browser, tutto ciò che il server sapeva, la sessione, i bin, il database, tutto ciò che sapeva non esiste più. Perché il JavaScript sta lavorando dentro il browser dell'utente, isolato da tutto il resto. E quindi per fare, diciamo così, per evolvere, no? Andare avanti, e permettere di fare anche la cosa più semplice di questa terra, che in realtà semplice non è, ma l'autocompletamento, questo qua non è l'unico
campo del mondo in cui uno fa autocompletamento, ma se prendiamo l'esempio chiaramente di Google, in cui scrivo non so chi sia sto signore, Federico Fellini, ecco, allora voi lo sapete, in cui io, se io comincio a scrivere qualche cosa, mi dà l'autocompletamento, allora noi non possiamo pensare dal punto di vista architetturale, che in questa pagina lui abbia già precaricato tutte le possibili parole dell'universo, per cui quando premo D mi dà le quattro più frequenti. Quindi in qualche modo, quando premo D, questa pagina deve chiedere a qualcuno che ne sa di più quali sono tutte le parole che cominciano con D, o meglio, quali sono le quattro più frequenti? Lasciamo perdere il resto della pagina che sia popolata, eccetera, ma concentriamoci solo su quella casa di testo. Come faccio a fornire questo? Devo avere un meccanismo attraverso cui un gestore d'evento, perché poi in JavaScript tutti sono gestori d'eventi, sia in grado di fare una richiesta al server, ma non cambiare pagina, ma una richiesta dicendo: senti, ho bisogno di sapere questo. Ho bisogno di contattare il server perché il server ha delle informazioni dopo che la pagina è già stata caricata, è già stata chiusa, l'HTML è finito, eccetera. Quindi richiesta, risposta HTTP, poi JavaScript lavora, dopo un po', mezzo secondo, un secondo, 10 secondi, la pagina o il JavaScript della pagina si ricorda o si accorge di aver bisogno di un'informazione. Ho bisogno di chiedere al server questo. Come posso fare? Devo scoprire il meccanismo attraverso cui una pagina web può fare una richiesta al server, un'ulteriore richiesta HTTP, che non fa parte dello sciame di richieste iniziali quando carico la pagina, in cui carico l'HTML, poi tutti i CSS, poi tutti i JavaScript, poi tutte le immagini, eccetera. No, una richiesta a parte, successiva, libera, a cui il server dovrà poi rispondere e il JavaScript della pagina potrà prendere in mano la risposta. Questo tipo di chiamata è una chiamata che ha preso il nome di chiamata asincrona, perché avviene appunto in modo asincrono rispetto al caricamento della pagina. È una chiamata che il JavaScript può fare attraverso un opportuno oggetto. Allora, questo ha portato, no, la possibilità di fare questo ha portato all'idea di programmazione asincrona in JavaScript. E spingendo questo concetto molto avanti si è arrivati a quelle che alcuni chiamano le rich internet application, cioè applicazioni internet ricche, nel senso che hanno tutte, diciamo così, look and feel di un'applicazione desktop. Il capostipite di queste, quella che ha avuto per prima una grande diffusione, è stato Gmail, in cui per la prima volta effettivamente potevi leggere e scrivere le mail. Strumenti di webmail ce n'erano già, ma erano tutti estremamente macchinosi, no? Apri una finestra per inviarne, apri un'altra, l'elenco, fatte con elenchi, con tabelle, con forme. In Gmail è tutto invece molto più dinamico, molto più istantaneo, no? Clicchi su una cosa, questa si aggiorna in tempo reale. Come viene fatto? Viene fatto attraverso questo meccanismo. Adesso non vi sto a contare perché sono belle le RIA, le Rich Internet Application, perché di fatto le usiamo tutti. È un modo di lavorare che sfrutta un particolare oggetto, che è forse l'oggetto più importante di tutti, della libreria standard JavaScript, che permette di fare delle richieste HTTP. In realtà da JavaScript è sempre stato possibile fare delle richieste HTTP, in qualche modo, forzare il browser a fare delle richieste HTTP. Basta che voi cambiate l'attributo source di una qualunque immagine, interagendo col DOM. Ad esempio in jQuery fai dollaro immagine tal dei tale, che è un certo image, cancelletto con il suo ID, attr src, e gli cambio la URL. Se gli cambio la URL, il browser si accorge che ha cambiato la URL dell'immagine, allora fa una richiesta HTTP per andarsi a beccare l'immagine nuova. Le varie fotogallerie fanno così. Causa una richiesta HTTP. Ma la richiesta poi viene gestita da sola dal browser. Io invece voglio fare una richiesta HTTP la cui risposta, non, cioè il cui effetto non venga gestito direttamente dal browser, ma arrivi a me che ho richiesto quei dati. E quindi ho bisogno non di delegare o di fare in modo che il browser faccia una nuova richiesta HTTP per aggiornare un pezzo di pagina, ma che direttamente il mio thread, la mia funzione JavaScript, e non il browser, faccia questa richiesta.
E questo lo posso fare con un oggetto che si chiama XML HTTP request, che è un oggetto che permette di fare una chiamata HTTP dopo che la pagina è stata chiamata. È un oggetto che è ormai standard su tutti i browser, e impariamo a conoscerlo, sapere che cosa può fare, e poi subito dopo impareremo a non usarlo direttamente, ma a usare le funzioni jQuery al suo posto. Vabbè, questa qua critica il nome che è sbagliato, ma per spiegarlo io parto da qua. Allora, questo oggetto XML HTTP request gestisce il flusso, il ciclo di vita di una richiesta HTTP. Io sono nel mio codice JavaScript, ho intercettato con l'onKeyApp il fatto che l'utente ha premuto D, adesso devo fare una richiesta chiedendo al server, dammi le possibili parole che cominciano con D. Quindi ho una richiesta da fare. Una richiesta significa avere un indirizzo a cui mandarla e un parametro da passargli. Quindi dammi completamenti.jsp, parametro inizio uguale D. Completamente che iniziano con D. Ho una URL, mi costruisco una URL che ha dei parametri che potrò mandare al server. A quando, e poi ci giochiamo questo quando la risposta arriverà, beh, la risposta sarà sotto forma di un elenco di parole. Questo elenco di parole lo prendo e poi lo uso per farmi un bel div con tutte le vocine sotto, lo faccio, lo disegno, lo metto in sovrapposizione. Quel punto è il lavoro di JavaScript e CSS. Il problema è che dal momento in cui faccio la richiesta, al momento in cui arriva la risposta, può passare un tempo molto lungo, magari centinaia di millisecondi, quasi mezzo secondo. In quel tempo lì io non posso bloccare la pagina, perché il browser interpreta il JavaScript di una pagina in un thread unico, l'interprete JavaScript è single thread per pagina, se ho più pagine in un indipendente. E quindi se un'istruzione, se un gestore di evento è bloccato una certa riga perché sta aspettando che il server risponda, nessun'altra parte JavaScript di quella pagina sta andando avanti. Quindi è tutto congelato come se avessi aperto un alert, no? Tutto fermo. Non posso. Non può fermarsi tutto perché il server è lento a rispondere. Allora io devo disaccoppiare il momento in cui faccio la richiesta dal momento in cui ricevo la risposta. Quindi l'operazione di fare una chiamata remota non è un'operazione atomica, come dire ti cambio il CSS, ti rendo visibile o ti nascondo, ma è un'operazione che richiede del tempo. E quindi spezziamo tra il momento in cui faccio la richiesta e il momento in cui ricevo la risposta. Manco a dirlo, il momento in cui ricevo la risposta capiterà quando vuole e io posso registrare un gestore di evento a quell'evento arrivata la risposta. E quindi in modo asincrono, di nuovo, nel gestore di evento userò il valore che ho ricevuto. Questo è riassunto da questo ciclo di vita, che rappresenta il ciclo di vita della richiesta HTTP, così come rappresentato all'interno dell'oggetto XML HTTP request, delle istanze dell'oggetto XML HTTP request. Ogni oggetto XML HTTP request ha al suo interno una variabile che si chiama ready state, una variabile intera che si chiama ready state, una proprietà dell'oggetto, e questo ready state può avere un valore tra 0 e 4, che simbolicamente questi valori sono chiamati con questi nomi, send, opened, header received, loading and done. Questo riassume a che punto è arrivata la richiesta HTTP. Allora, io appena creo un nuovo oggetto, farò new XML HTTP request perché sto per fare una richiesta, devo chiedere completamente della lettera D, l'oggetto viene creato in uno stato.
funzione che sicuramente vi può servire in formato JSON, ossia codificato con una sintassi JavaScript, fatto di parentesi graffe, parentesi quadre, virgole e virgolette. Se vi interessa poi vi posso raccontare qualcosa in più, ma in questo corso non abbiamo tempo purtroppo di aprire l'argomento, no? Di fatto è il formato in cui codifico il response text, l'informazione all'interno della response text. Vediamo un esempio di codice, no? Pensiamo al caso più semplice, quello dell'autocompletamento. Quando l'utente scrive qualche cosa in questo campo username, modifica il valore time, chiedo al server la data corrente e il server me la restituisce e la vado a mettere in questa casella. È una cosa inutile, no, ma è tanto per vedere del codice reale, poi lo faremo su cose che hanno una parvenza più utile. Allora, il primo ostacolo ce l'abbiamo già all'inizio, nel senso che noi dobbiamo usare questo oggetto XML HTTP request e nel 2012 facciamo questo. Creiamo un nuovo oggetto di tipo XML HTTP request nel 2012, ma se fossimo stati anche solo nel 2010, o alcuni dei nostri utenti sono rimasti fermi con gli aggiornamenti delle loro macchine al 2010 e al 2009, questo non funziona. Questo è il modo standard di farlo, ma molti browser, caso notevole Internet Explorer, non avevano un oggetto XML HTTP request. O meglio, ce l'avevano ma non si chiamava così. Allora si vedono a volte in giro dei codici di questo genere. Allora, proviamo prima di tutto a crearlo questo oggetto. Poi, se non riesco a crearlo, qui c'è un try catch, che va a beccare l'eccezione nel caso in cui questa new fallisca, allora proviamo, ma magari il browser è un Internet Explorer della versione 6 in poi, l'oggetto XML HTTP request ce l'aveva, ma si otteneva come oggetto ActiveX con questo nome. E ovviamente le versioni precedenti anche erano oggetto ActiveX ma con un nome diverso. E questi sono solo alcuni casi particolari. Dicevo, nel 2012 con i browser recenti questa diciamo così, eredità di casi particolari non ce la dobbiamo più sorbire, ma noi sappiamo che jQuery invece è capace di gestirla. Per cui quando useremo, se vogliamo evitare questi problemi e essere compatibili anche con i browser precedenti, non creeremo mai l'oggetto XML HTTP request a mano, ma lo faremo creare a jQuery. E jQuery dentro, gli sviluppatori di jQuery si prendono i mal di pancia al posto nostro. Quindi vabbè, ignoriamo per ora questa complessità qui, anche perché appunto nel debugging nostro con i browser che usiamo non abbiamo problemi. Se dovessimo mettere un sito online dovremmo andare a verificare la compatibilità all'indietro. Dopodiché, cosa devo fare? Beh, è semplice a questo punto. Una volta che ho l'oggetto XML HTTP request, che l'ho creato in un modo o nell'altro, devo dire, guarda, io voglio chiamare una pagina, che ne so, time.jsp, in modalità get, quel true non guardatelo, vuol dire asincrono, ma è il default, quindi si può anche non specificare, punto send. E la richiesta viene lanciata. A questo punto ho finito, nel senso che ho finito ciò che posso fare adesso. Dovrò solo tenermi pronto per poter fare un po' più in là l'elaborazione della risposta quando questa arriverà. Ma questo avviene più in là nel tempo. Per poterlo fare però devo registrare un gestore d'evento che quando riceverà la risposta mi coinvolgerà nuovamente. E per far questo devo registrare un gestore per la funzione onReadyStateChange. E questa funzione, come dicevamo prima, nel nostro caso deve lavorare solamente se ReadyState è uguale a 4, cioè quindi la risposta è arrivata correttamente, è arrivata completamente, del tutto. Se è arrivata, prendo, quindi qui sono il codice del gestore d'evento, non viene eseguito adesso, verrà eseguito quando la risposta arriverà. E quando la risposta arriverà, prendo il response text dell'oggetto XML HTTP request, e uso questo response text, in questo caso lo ficca dentro il value di una casella di testo e lo mette in una casella di testo.
E poi ovviamente devo registrare la funzione a un qualche evento del DOM a cui è scatenata, in questo caso il keyup. Tutte le volte che scrivo una lettera, così come faceva il Google per l'autocompletamento, chiamo la funzione asincrona crea l'oggetto XML HTTP request, lancia la richiesta, poi questa funzione asincrona muore. Muore avendo però registrato un gestore per la risposta XML HTTP request quando arriverà. Quindi se mettiamo tutto insieme sono poche righe. Questa è una pagina completa funzionante in Ajax, asincrona. Quindi parte tutto dall'utente, l'utente preme un tasto, quando preme questo tasto viene chiamata questa funzione Ajax Function, l'Ajax Function crea l'XML HTTP request, registra questo gestore senza eseguire nessuna di queste linee di codice che sono in mezzo, registra il gestore e fa partire la richiesta. Poi ha finito questa funzione, non fa altro, muore. Muore e cosa rimane? Rimane solamente vivo questo oggetto XML HTTP, che non è più visibile, non è più utilizzabile come variabile, perché la variabile è uscita dallo scopo, è uscita dalla parentesi graffa. Ma l'oggetto rimane, non ha più nulla che gli punti addosso, ma rimane. E quell'oggetto è in attesa, in ascolto della richiesta dal server. Quando il server manderà i dati, questo oggetto chiamerà la funzione ReadyStateChange e la chiamerà diverse volte, e la maggior parte delle volte la mia funzione dirà ReadyState è già 4, no, allora non siamo ancora pronti, non ho nulla da fare. E finalmente una volta alla fine la chiamerà con ReadyState uguale 4, e allora a questo punto la funzione userà ResponseText, quindi tutto decalato nel tempo. Questo è il metodo di lavoro, no? I vari passi adesso io farei un esempio molto semplice in cui magari usiamo direttamente l'oggetto XML HTTP request, tanto per vedere come funziona, per rendersi conto dei tempi dei gestori degli eventi, ma subito dopo, quindi su questo poi non voglio fare troppi esercizi o troppo complessi, perché subito dopo vorrei vedere in jQuery come viene fatto, che ovviamente sono tre metodi che sono i decisamente semplificati. Quindi facciamoci una pausa e poi, visto che è ora, e poi tra 20 minuti riprendiamo.